Allora, lui aveva paura perché se io parlavo e dicevo i nomi e tutto quello che avevo vissuto in 10 anni in quella famiglia, purtroppo, sarei stata in pericolo, io e mia figlia. Lui mi dice: tu oggi non mi devi dire nulla, ti devo dire qualcosa io. Al momento in cui deciderai di denunciare queste persone, sappi che devi andare via dalla Sicilia e la devi strappare dalla cartina geografica. Devi andare via. E io gli risposi: io ho già deciso, ho bisogno solo di 3 giorni di tempo per fare i bagagli, perché avevo una bambina di 3 anni, e dopodiché, dopo 3 giorni, era il 30 luglio 1991 e io sono arrivata a Roma. Lei finisce sotto protezione Sì. e con lei c'era anche Rita. Ecco, Arriva dopo un paio di mesi. Io inizio a luglio e lei inizia a novembre. Rita in che rapporti era con i boss mafiosi? Apparteneva a quella Eh famiglia, la sì. famiglia Atria? Lei era cresciuta in quella famiglia. Perché decide di venire con lei, che non voleva più vivere quella vita anche lei? Inizialmente decide di denunciare per vendetta, perché essendo una donna non si poteva armare e andare a uccidere chi aveva ucciso il padre e il fratello. Poi, quando conosce Paolo Borsellino, invece ha capito che il mondo in cui era vissuta era un mondo falso. Lei capì che si poteva stare dall'altra parte, ma nel giusto, con un uomo come Paolo Borsellino, perché per lei era fondamentale quell'uomo, era quel padre che lei aveva perso. Ma Borsellino le disse: non bisogna agire per vendetta, è Sì, vero? gli disse: dimenticate la vendetta, perché la vendetta, da quello che puoi vedere, ha portato solo sangue nella tua famiglia. Tu, se devi agire, devi agire soltanto per giustizia e per sapere chi ha ucciso i tuoi cari.